e poi un tempo lo scegliete acquacalda, diventa mosto di birra normale, aggiungete il lievito e poi dovete aspettare la prima fermentazione che dura circa 20 giorni, poi non fate bottiglia, aggiungete una sorgente di zuccherina, questo è zucchero, zucchero di canna, di miele, di rucola, di tutto il lavoro di questi zuccheri e rifermentano la un'altra volta, e tutte queste bottiglie in generale vedete cerchino di fermentare bottiglie o a doppia fermentazione, come champagne, né più né meno. Lo champagne utilizza il metodo classico che è quello di farli fermentare, non ha conservante. Per questo lo champagne o lo spumante lo potete bere dopo un anno e mezzo, due anni, non c'è nessun additivo chimico, nessun conservante artificiale. Questa birra non ha nessun conservante, eppure non è consolidato, non è microfiltrato, eppure può stare, in teoria, se non tenete in frigo a 4 gradi, può stare la birra. Cioè, non ha scadenza. Non ha scadenza, ovviamente la legge dice che non ha scadenza. Il nostro beneficio si occupa di produzione di birra artigianale. Birra artigianale significa birra prodotta naturalmente con prodotti selezionati, noi partiamo dal malto d'orzo, sono malti selezionati, come lupoli sono selezionati, anche i lieviti subiscono ecco, questa selezione. La scelta di voler collaborare con la scuola è legata al fatto che i ragazzi devono capire cosa c'è dietro un'impresa, quindi l'attività all'attività di persone che producono un prodotto in maniera soprattutto artigianale.